Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Ci siamo lasciati nello scorso video con la missione attivata, il Revelator, insomma, la missione dove sono arrivato adesso. E dobbiamo aiutare queste persone della resistenza perché hanno costruito una macchina. Come uccidi? Ti devo un favore. Hanno costruito sta macchina, insomma, cazzutissima. Come se niente fosse. Vai a controllare l'altro posto di blocco. Presto. Va bene, io allora però ti prendo sta macchina. Così ci arrivo prima. E nel caso forse posso anche passare alla mitragliatrice. Vengo anch'io. Raggiungiamo gli altri. Via, via, via. E tu quanti sei salito? Comunque 200 metri, insomma, manco Non ho mai tanti. visto una cosa simile a quel furgone. Dobbiamo fermarlo. Guarda che casino ho fatto lì. Allora, dove lì? Ah, vieni verso di me, vieni verso di me, ok. Dobbiamo scappare, Scendiamo. cazzo! Tu, teniamo duro, possiamo farcela! A Questa tutti i che è? A costi, non deve distanza? passare! Prossimità, vai. Non si ferma più! Cosa possiamo Una. fare? La Due. resistenza non avrà vita facile con tutto ciò. Tre. E direi di mettermi sopra. No, 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 fermo, brutto stupido, che palle. Sali. Dobbiamo scappare, cazzo! Teniamo duro, possiamo farcela! Ce l'ho fatta? Benissimo, sono un genio. Come fosse molto più difficile, invece è stato molto molto svelto. E siamo anche quasi alla fine della conquista del posto. Ci siamo. Dobbiamo liberare, stava un posto sempre per salire di livello. Quindi, cosa vediamo intanto? L'allarme, ma non vedo quello per disattivarlo. Mettiamo l'arco che è meglio. Ah, sì, sicuramente c'è qualche cecchino sopra che non ho visto. Segniamo quelli che vediamo, quello si è messo là dietro. Ho rischiato, ho rischiato. Allora, entriamo per dietro prima di disattivare l'allarme. Sperando che non c'è molta gente, se no mi trovano. Hanno preso, mi sa, qualcuno come ostaggio? Ho visto un altro anche, infatti eccolo. Disattiva uno. Che culo. Ah no, hanno morto? Eccolo qua. Ah, hanno visto. Testa. No! Ma guarda tu, si è spostata l'ultimo. Che culo. Ehi, 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 piano. Amico. Ok, risettato anche questo. Dovrebbe essere l'ultimo allarme. Spero. Ma ce ne sta un altro? No. No, no, in due. Benissimo. Adesso con la pistola li famo fuori tutti. Se ne avessero di meno, magari. Sì, vabbè, che palle. Oh, dai! Sì. Sta pistola, quando ti prende. Oddio, lanciarazzi. Quando ti prende ti apre.
tu, niente così proprio. Madonna quanto rischio. Dove è andato? Dove sei? Fiori. Merda. Oh, che famo? Cioè, ma scherzavo. Guarda, un mare. Era mortale questo. Che è sta storia? Sapevo che l'avrebbe detto. Ti uccideranno. Grazie. Le tue azioni hanno conseguenze, vice. Ho radunato tutti i tuoi amici qui a Falls End perché espino i tuoi peccati. Unisciti a noi. Dopotutto, se non fosse per te, non sarebbero in questa situazione. È la tua ultima possibilità di dire sì. Non fare tardi. Ah, c'è altra gente che va là? Una persona. Vabbè. No, qualcuno si sposa. Farmi sbagliare. Il peccato lo devi esporre perché possa essere assolto. Se nascondiamo il peccato, nascondiamo noi stessi. Tu non ti nasconderai più. Al contrario, verserai il tuo spirito su questo pavimento perché tutti lo vedano. Perfetto. Se Maometto non va alla montagna, allora porta la montagna a Maometto. Si comincia! Forse un voto faciliterà la redenzione. Cari devoti, siamo qui riuniti per testimoniare? Ah. Oh, oh,
Sei un figlio di puttana! Ah! Oh! Su, proviamo di nuovo. Cari devoti, siamo qui riuniti per testimoniare. Cari devoti, siamo qui riuniti per... Davanti a chi cerca la redenzione. Davanti a chi cerca la redenzione. Adesso, Mikrai, metti la mano sulla parola di Joseph. Adesso, Mikrai... No, col cazzo! No, non mi arrenderò mai a quello psicopatico. Lo sapevo. Avarizia. Pensare sempre a se stessi. Ah. Nick. Sì. Sarò redento. Mettere la tua mano sulla parola di Joseph. Rinunciare ai tuoi peccati ammettendoli. Rinunciare ai tuoi peccati ammettendoli. Di sì. È solo una parola. Voglio vedere che succede se aspetto. Ah, probabilmente se ripeterà il loop. Vediamo per l'ultima volta. Devi dire sì. No, ok, forse cambio qualcosa. Però non mi va di vedere morto un prete. Che grano! Non l'ho preso. Vabbè. Sull'orecchio. Che grande, sto prete è fantastico, sto un sacco simpatico. Non si vede niente, non si vede. Che palle. Che è chiusa, no. Oh, dove... Ah, ecco. Ma quanti saranno però sti edeniti? Boh, non si sa. Allora, libera la chiesa. Va bene, va bene. Quello sul quad è andato, quello sulla macchina è andato. C'erano ancora quelli con gli aerei. Davanti nessuno per il momento. Metri belli. Dai, che bruttissima mira. Ecco, questo l'ho preso però. Insomma, ci è andato molto molto vicino. E ne ho visto anche uno in macchina, se non mi sbaglio. No, però non penso ci raggiungano per il momento. Questo è troppo, me ne vado. Vabbè, io per sicurezza gli sparo. Tu si vattene che è meglio. Guarda, è il mio di John. Se ne sta andando.
Dove? Oh, dove, 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 dove? No, è come chiappo, sì. No, quindi è andato? Non ho fallito la missione, però. Ancora non si è stoppata, quindi penso di no. Chi c'è? C'è un altro adesso. Ah, prendiamo un aereo anche noi adesso. Combattimento aereo. Proprio quello che non mi piace per niente. Sì, ma aspetta che ammazzo questo, dopo lo inseguo. No, scusa! Amica, scusa. Dai, eccolo, ci siamo. Il padre ti ha offerto la salvezza e tu l'hai gettata alle ortiche. Guarda cosa hai fatto. Guarda l'ira che hai provocato. Va bene, va bene. Fatti colpi, per favore, stai fermo. Ti voglio togliere il prima possibile di mezzo. Dai, un colpetto gliel'ho dato. Ah, tutti i giri che fa, guarda tu. Ma che siamo a testa in giù più o meno? Dai. Mannaggia, proprio. Oh, oh, oh. Potresti per favore, grande. Anche se capisco dove siamo. Eccolo. Dai, non mi faccio colpi tanto, amico. Ah, ma ce n'è un altro? Guarda tu quanto ci mette per girare. No, ma perché si ferma? Ok. Mannaggia. Ah, c'ho anche i razzi? No, non ci ho preso. Preso. Che mito. Vai, muori. Oh, ti ho detto muori. Bastardo infame. L'aereo di John è precipitato. Padre, proteggilo. Ah, adesso. Inseguimo da... No, che... no, ha preso un veicolo il bastardo. E io prendo sta macchinina allora. I nemici hanno chiamato rinforzi, bene. Che bello, eh. Adesso ti prendo, ti sperono, poi ti sparo in testa. Ah, ma ti prendo sotto. Certo, se ti vedessi magari non sarebbe male. Oh, che bello. Finalmente. E se Joseph avesse ragione? Ti è mai venuto in mente che possa essere così? Tutti pensano che sia pazzo, ma non lo è. Guardati intorno. Siamo sull'orlo del baratro. Te lo senti nelle ossa. Guarda i giornali. Guarda chi comanda. Vuoi questa chiave? Perché pensi di salvare la gente, ma sono già al sicuro. Abbiamo un piano. Tu non capisci. Non ci credi? Non ti importa! Che Dio abbia pietà della tua anima. Ora c'è il bunker, cioè devo, c'è qualcuno rinchiuso in un bunker e devo liberarlo. Poi è finito così. Vediamo se parte qualcosa. Vice, non so cosa dire. John Seed ha terrorizzato.
così a lungo. Non pensavo che avrei mai visto la sua fine. Ma non è ancora il momento di gioire. Bisogna salvare Hudson e gli altri prigionieri del bunker. Raduno tutti quelli che riesco e ti raggiungo lì. Ma devi andare ora. Non sappiamo come si comporterà l'Eden's Gate dopo quello che è successo. M'ero scordato di Hudson. M'ero proprio dimenticato. Benissimo, ma entriamo, vediamo un po' che cosa ci aspetta, dato che adesso entriamo anche armati di tutto punto. Tutto buio. Io ho comunque le armi silenziate, quindi cerco adesso di fare il meno rumore possibile, cerco di fare la stealth. Ah, però già sanno comunque che sono entrato, quindi anche lo stealth non c'ha tantissimo senso, ho capito. Va bene. Porca troia. Vediamo un po', che succede? Che il tank ha subito un po', ma insomma. John non tornerà! Questa gente è sotto la nostra responsabilità! E siamo a due. Finiti così? Io già so pronto con la freccia da scoccare. Te, questa è stealth per forza, perché se no finisco tutte le munizioni della mitragliatrice. Prendiamo tutto. Allora, sulla destra c'è qualcuno. Ehi, ciao, ti vedo. Su un occhio, bella. Qua c'è sta qualcosa, qualcuno. No. Non per grazia, ma per merito. Qua che c'è? Madonna. Un altarino. Madonna, che brutto. Pensavo saresti tornato. Ha iniziato a succedere qualcosa. Tutti i cazzo di Edeniti hanno iniziato a correre in giro. Hanno iniziato a chiudere le porte, a chiuderci dentro e pensavo che sarei rimasta qui per sempre. Solamente per fermarsi a guardare. Noi imploravamo pietà e lui restava a guardare, cazzo. Gli altri. Ok, c'è altra gente bloccata qua giù con me. Dobbiamo tirare fuori tutti e poi daremo fuoco a questo posto di merda. Decidi tu se darmi una mano o levarti di turno. Avanti, dobbiamo raggiungere la sala di controllo. È l'unico modo per aprire le stanze e liberare gli altri. Va bene, vice. Allora, dov'è sta stanza di controllo? C'era un tempo in cui alla peggio in una giornata facevo qualche multa per caccia senza licenza. Quindi, mo che bisogna fare?
Aspettiamo che tu apri le celle. Oh, finalmente. Ah, questo è andato, e andato. Ciao. Poi che c'è? Ah, ok. Ma devo aprire tutte quante le porte. I vostri fratelli? No. Altri? Ehi, vorresti per favore chiapparlo, grazie. Sarebbe carino. Stiamo scherzando. Merda. Una delle sezioni è legata ad un'altra sala di controllo. Non posso fare niente da qui. Devi trovare l'altra sala di controllo. Aspetta, aspetta, aspetta. La sala di controllo è chiusa. Nessun missile trovato. Sequenza di lancio interrotta. Cioè? Non ho capito. Ok, tieni gli occhi aperti. Ho fatto scendere una piattaforma dal siero di lancio del missile. Ma che palle che sei. Che vuol dire? C'è un missile? Prendi questo prima di andare via. Levati dalle palle. Oddio. No, ho sbagliato. Come faccio? Ok, ci sono. Dovrebbe portarti alla sala di controllo. Troverai una serie di pannelli, distruggili. Merda, i teniti. Ne ammazzi tutti. Sulla destra. Ho sentito le voci. Distruggi i pannelli. Ah, aspetta, forse se faccio così faccio in primo. Ore di sistema. Ah, anche qua giù dietro. Eh sì. Dai, veloce. C'ho l'ultima. Pensa tu che culo. Segni elettrici offline. Fatto? Sì, sali. Credo di aver capito una cosa. Cioè? Pericolo. Io ve la sto dietro. Però mo come salgo? Ah, ok. Ci arrivo col salto? Sì. Benissimo. Inizia a salire. Questi affari sono in disuso da anni, quindi se qualcosa si blocca spara ai cardini. Ai cardini questi? Sì. Quello non ce l'ho. Evacuazione. Qua salgo. Fare una sezione per volta. Falla per volta, falla insieme, mi interessa, basta che insomma mi riesce a fare. Andai via da sto postaccio. Non è una cattiva idea. Continua a salire. Hai visto? Quando arrivi in cima troverai una stanza dove tengono le scorte di carburante di Gaudio. Che cosa ne fa col Gaudio? Offline. Adesso. Sì, vabbè, di là quello ci arrivo. Che sono Spider-Man. Ah, da qua? No, ehi, sto per carino. Che lo fa? Evacuazione. Ma ok. Convinto di non arrivarci. Spara alle taniche. Alle taniche? Che taniche? Avanti così. Ah, questo. Di qua là. Non ho capito che vuole fare, però vabbè, ce lo fa andare bene comunque, no? Ehi. Incendio rilevato. Ah, ho capito adesso che vuole fare. Prendo gli ultimi prigionieri e vado. Buona fortuna, ci vediamo fuori. Io tengo sempre, insomma. Ah, non posso correre. Vice, rinforzi in arrivo. Vice, oh. Rinforzi in arrivo. Come rinforzi in arrivo? Dai, che lento! Sì, e tre, ho capito. Ma stiamo scherzando? Quattro, Quattro volte me l'ha detto. Come un disco rotto, guarda. Ma muori tu! Oh, che cazzo! La mano, per favore! Bene! Dai! Via! Ok.
Ehi, accidenti. Non avevo mai visto Grazie. Niente di simile. Abbiamo fatto bene a salvarti. Ehi. Finalmente tu ci hai restituito la speranza. Grazie. Qualunque cosa succeda, siamo con te. Ehi. Hai fatto un gran lavoro, novellino. Per come la vedo io, da oggi sei tu che comandi. E se avessi bisogno di qualcosa, devi solo fare un fischio. Ehi tu, in cucina. Un altro sigillo è stato aperto. La mia famiglia, i miei fratelli, mia sorella sono stati strappati via da me, da un serpente dentro il giardino. Credevo di conoscere il piano di Dio. Ma mi sbagliavo. Io ero cieco. Ma ora ci vedo. Mi hai strappato la mia famiglia per potermi dare la tua. Accoglieremo tutti a braccia aperte. Così come accoglieremo te. Saremo lì ad aspettarvi. Dove tutto è iniziato. Bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato anche. Amici, finalmente ci siamo. È ora di tirare fuori le palle e occuparsi di Joseph Seed una volta per tutte. Mi sta aspettando la sua chiesa. Oh, dove tutto è cominciato. Ragazzi, il video assolutamente finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo video porteremo l'episodio finale di Far Cry, della storia almeno. E se ricordo bene da quello che ci ha detto Fate... qui è Kim Rai per Nick e il vice. Quando avete tempo fareste un salto qui da me, per favore? Non è un'emergenza, per ora... Ho capito che stai per partorire, va bene, però mi ha interrotto, bastarda. Comunque, stavo dicendo che da quello che mi ricordo sul video di Fate, quando è stata fatta fuori, comunque, ci ha fatto intendere che ci sono due finali. Sono fiera di saper badare a me. Non mi sono spoilerato assolutamente niente io con i video su internet, volendo portare comunque un walkthrough o simile. Quindi... non so se porterò entrambi i finali nello stesso video, ma penso di sì. E niente, spero che il video vi sia piaciuto o vi sia stato utile, insomma, come al solito. Se sì, sostenetemi, commentate, condividete ed iscrivetevi al canale. Alla prossima.